grazie a tutti. Diamo inizio alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria di Napoli a Diego Armando Maradona. Diamo la parola al sindaco di Napoli, prego. Allora, è davvero una serata particolare. Interpretando, sono certo, il sentimento di tutti i tifosi napoletani, oggi consegniamo, su volontà del Consiglio Comunale di Napoli e della Giunta Comunale di Napoli, la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona della città di Napoli. Io condivido le parole di Diego che ha detto ieri. Lui in realtà è cittadino napoletano da quando ha indossato la maglia numero 10 del Napoli, però oggi accade una cosa ancora più importante, che la sostanza si unisce alla forma, e in questo modo vogliamo consacrare questo aspetto, che col suo talento sportivo, con la sua genialità, con la sua maestria da farlo il più grande calciatore di tutti i tempi, Diego ha prima fatto sognare i napoletani e la città di Napoli, poi ha trasformato il sogno in realtà, e attraverso il calcio questa città ha dimostrato di poter vincere con un pallone. Noi ricordiamo tutti quando il 5 luglio del 1984 80.000 persone vennero a vederti con il pallone allo stadio San Paolo, e nessuno dimenticherà mai il primo scudetto di 30 anni fa. Quindi oggi le polemiche si dissolvono, e da oggi non solo sarai per sempre con quella maglia numero 10 napoletano, ma lo sarai anche formalmente. Quindi noi siamo contenti di consegnarti la pergamena con cui si conferisce la cittadinanza onoraria al calciatore più grande di tutti i tempi, Diego Armando Maradona. Devo fermare la libro della città? Però io sono stato cittadino napoletano di che sono arrivato qui a Napoli. Io le ringrazio al sindaco, a Luigi, per avere la idea, per aver messo, per avermi messo in mezzo di tutto questo, e voglio ringraziare tutto Napoli,
Perché io vedo, vado per il mondo e vedo sempre Diego, il che ama non dimentica. E questo se lo mette nel cuore a me, perché non c'è nessun popolo che mi abbia voluto tanto come voi. La ringrazio tanto. Grazie, grazie anche a quelli che non volevano che io sia cittadino napoletano, perché così si dimostra che abbiamo una democrazia e che possiamo parlare, però che sempre vinceremo quelli che abbiamo fatto qualcosa per questa città. Per concludere, consegniamo ovviamente a Diego anche la medaglia della città di Napoli, città di resistenza, e la targa Diego Armando Maradona, cittadino onorario di Napoli, Napoli 5 luglio 2017. Bravo! Grazie.